Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, ma prima di incominciare, sigla. Bentornate a tutte. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, ma soprattutto di andare giù nell'info box, perché lì troverete tutti i link inerenti a tutti i social dove appunto mi potete trovare, come Instagram, che sono sempre Fortuna Fashion Makeup, e vi aspetto, perché comunque pubblico tante cose anche nelle stories, vi aggiorno delle cose che voglio fare, che ho fatto, insomma un po' di tutto. Oggi video svuota la spesa detersivi e incomincio subito perché sono un po'. Il primo è questo Alba lavatrice Active alla lavanda e peonia. Questo è appunto da 4 litri, sì. È veramente buonissimo, ragazzi, perché tra l'altro io questo qua lo sto già utilizzando, perché mi ero ritrovata proprio a secco e quindi già lo sto utilizzando. Già vi posso dire che mi sta piacendo tantissimo, è un prodotto low cost, lo trovo sotto casa praticamente, questi piccoli supermercati che si trovano sotto casa, insomma all'occorrenza di nulla, e mi piace tantissimo, rilascia i capi veramente molto morbidi e profumati, e per essere un detersivo low cost è veramente ottimo. Se lo trovate io ve lo consiglio. Sono andata al Lidl e all'Eurospin, fatto appunto un po' di rifornimento detersivi, perché comunque ho finito tantissime cose, infatti lo vedrete a breve il video di detersivi finiti. Vi faccio vedere appunto cosa ho preso al Lidl. Allora, ho preso questo che è praticamente l'ammorbidente Dossi, penso che si dica, e l'ho trovato con questa etichetta, praticamente con tutti questi fiori tipo jeans. Penso che sia una nuova profumazione, perché non l'avevo mai vista questa profumazione qui, e di solito io prendo quella alla lavanda, però ho voluto prendere questo anche perché è concentrato, è veramente buonissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo, mi piace tantissimo il profumo, per cui vi farò sapere. Poi ho preso il sapone per i piatti della V5, eccolo qua, al limone tipo svelto. Ne avevo preso già un altro che però non vi faccio vedere, perché tra l'altro mi sto anche già finendo nel frattempo, perché comunque vi ripeto, ho finito tantissimi detersivi, per cui mi sono presa anche questo, perché appunto quello che sto utilizzando adesso mi è rimasto veramente pochissimo, così praticamente, e sicuramente lo proverò e vi farò sapere. Ho preso questo omino bianco che praticamente è il dell'omino bianco, questo detersivo è senza muschio bianco, eccolo qui, anche questo non l'avevo mai provato, di questa profumazione sicuramente vi farò sapere. Qui c'è scritto che profuma a lungo tutto ciò che si lava, e insomma anche questo è da 2,6 litri, sì, e insomma vi farò sapere senz'altro. Poi per i pavimenti ho preso sempre della V5 questo qui, che è alla lavanda ovviamente, concentrato e multiuso. Vedremo anche questo come sarà, anche perché al momento sto terminando quello, il favoloso, per i pavimenti, quindi sicuramente poi vi farò sapere. E questo è 1,5 litri, anche questo preso in offerta, un po' come tutti quelli che vi faccio vedere. E infine, sempre a Lidl, ho preso questo deodorante Arwish, insomma questo qui,
me l'ha consigliato la mia amica Michela. E, insomma, il fior di ciliegio, intorno ai 2 euro e qualcosa, non vedo l'ora di provarlo. Già mi piace la profumazione, insomma, buono. Poi passo all'Eurospin. Dunque, all'Eurospin come nuovo prodotto, sempre per la lavatrice, ho preso questo, ragazze, questo gigante, perché io se trovo le offerte a buon prezzo, il detersivo, qualsiasi, che sia per detersivo oppure che sia ammorbidente o quant'altro, e sono bei flacconi, convenienza, io li prendo sempre. Questo appunto è da 5 litri, quindi veramente, ed è alla tabacco e vaniglia, super smacchiante, nuova profumazione, quindi sono 62 lavaggi, quindi ragazzi questo veramente ne avrò di tempo, ecco, ed è buonissimo, una profumazione veramente buona, 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 oddio, se lo trovate... io come profumazione ve lo consiglio, poi sicuramente vi farò sapere in un video come mi sto trovando. Poi, sempre per quanto riguarda i pavimenti, avevo trovato questo qui della Dexar da 1,5 litri agli agrumi, eccolo qui, sempre a 79 centesimi mi sembra. Il profumo, ovviamente agli agrumi, sapete che io adoro questo genere, quindi buonissimo, vedremo come sarà lavando i pavimenti. Poi ho preso della Dexal sempre questo disinfettante per il bagno, questo qua è Dacterio, e qui dice per uso ambientale con attività battericida e fungicida, insomma, lo proverò e vi farò sapere, ovviamente, o nei prodotti top detersivi del periodo oppure nei finiti detersivi, non questo che verrà, ma un altro, ovviamente. Poi ho preso questo smacchiatore universale, questo qui della Pratic, che l'ho visto nel video di Michela e incuriosita un po' anche dal fatto che comunque uno smacchiatore universale, mi sono detta proviamolo, vediamo come sarà e vi farò sapere anche di questo qui. E poi ho preso questo brillante mobili con cera d'api, ideale per il legno, lucida, pulisce, elimina la polvere, sempre della Dexal, che l'ho visto sempre da Michela, che appunto lei l'ha preso già più volte, e io poi mi fido dei suoi pareri, quindi lo proverò e sicuramente vi farò sapere anche di questo. Poi basta ragazze, sì, perché poi altre cose ve le faccio vedere nel video spesa, perché sono altre cose che non sono detersivi, quindi vi faccio un video a parte per quanto riguarda la spesa. Per il momento è tutto, i detersivi sono questi che ho acquistato al momento, nuovi, vi farò sapere come mi troverò, sia nei prodotti finiti oppure per quanto riguarda nei top detersivi del periodo. Io spero che questo video vi sia stato un po' di compagnia e fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete già provato qualche detersivo che avete visto, con un commentino qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella, così quando il mio video sarà online sicuramente vi arriverà la notifica e quindi sarete avvisate. Finalmente sono riuscita a registrarvi qualche video, ragazze, perché comunque sono stata un po' influenzata in questo ultimo periodo, è arrivato il freddo e quindi arrivano i primi raffreddori, quindi diciamo che ho ancora qualche sintomo, però comunque vi volevo registrare qualche video perché mi faceva piacere. Detto ciò, io vi invito comunque di andare giù nell'info box, perché vi troverete tutti i link dei social come Instagram, che sono sempre Fortuna Fashion Makeup. Io vi ringrazio per la visualizzazione, lasciatemi un like
noi se volete ci vediamo al prossimo video. Un bacio ragazze, ciao ciao.